Welcome to this webinar. Today's webinar is going to be conducted in Italian. In a couple of moments, we're gonna show you a video which is going to be subtitled. So if you have any questions in English, please do post them to question button by using the chat on the bottom right of your screen. We'll get back to you in a couple of weeks with a follow-up email with the answer to all your questions. So excuse us. Ciao a tutti, benvenuti a questo webinar. Sono Luca, mi occupo di documentazione qui in PowerSoft. Oggi ospitiamo Massimo Faggioni, sound engineer di sala per X Factor Italia. A breve guarderemo insieme un video riassuntivo delle sue attività. Durante questo video siete liberi di pensare e di formulare tutte le domande che vi vengono in mente e di mandarle a Question Bot tramite la chat che trovate in basso a destra. Vi presento Massimo Faggioni. Ciao Massimo. Ciao, ciao a tutti. Vuoi dire qualcosa oppure partiamo subito con il video? Mi presento, mi chiamo Massimo Faggioni, faccio sound engineer sia per situazioni live che in studio, e in particolare l'anno scorso mi sono occupato della diffusione in sala per X Factor e ho avuto il piacere di utilizzare il materiale che avete messo a disposizione per questo spettacolo televisivo molto importante, che come vedremo è ben descritto nel video che vedremo tra poco. Ottimo, ottimo, grazie Massimo. Allora iniziamo subito con il video, vi chiedo di non attivare webcam e microfoni nel frattempo e enjoy! Ciao, sono Roberto Scioni, sound designer di X Factor 10 dell'edizione del 2016. Ci troviamo qui al Teatro Linear Ciak, dove appunto si sta svolgendo questa produzione televisiva quest'anno. Ho disegnato il sistema con 8 cluster per cercare di avere una SPL uniforme su tutta l'area del pubblico, cercando anche di soddisfare ai problemi di inquinamento acustico che ci sono e con i limiti che ci hanno imposto, che sono quelli di 94 dB LEC pesato A fino alle 10 di sera, e dopo le 22 appunto questo limite scende di altri 2 dB. E non è semplice perché questa è una trasmissione che per l'80% è musicale e con anche delle esigenze da suono live, da concerto quindi. Altri problemi da risolvere sono stati quelli degli ingombri, perché questa trasmissione intanto ha una spider cam che vola liberamente lungo tutta l'area del pubblico, quindi le quote e i spazi non sempre sono quelli che ci aspettiamo, quelli che vorremmo. Altro ancora sono i pesi. Purtroppo siamo su una tensostruttura e quindi abbiamo anche lì dei limiti di appendimento. La problematica, una delle problematiche specifiche di questo allestimento è stato proprio, appunto, collegandomi agli ingombri e ai pesi, è stato quello di fare un primo disegno su carta che poi purtroppo al momento dell'installazione è stato modificato, proprio perché i pesi nei punti prestabiliti non c'erano disponibili, impegnati già dalle americane luci, gli ingombri per la Spidercam non erano possibili e quindi ci siamo dovuti andare su quote magari non quelle ottimali. Il disegno del sistema audio è stato scelto il marchio Loud, ne abbiamo 44 sistemi di VH212 amplificato con PowerSoft X8. Intanto vi descrivo i sistemi. È stato fatto due cluster per la parte bassa, per la tribuna bassa, le prime file, dei front fill e dei down fill, Per la tribuna poi viene ricreato un main fatto da 3 cluster LCR e altri 3 cluster a metà sala per la parte finale della tribuna. Per quanto riguarda le basse frequenze, invece ho disegnato 4 gruppi di sub in cardioide con la cancellazione verso l'esterno. Vi ricordo che siamo dentro una tensostruttura, una tenda, quindi tutto quello che viene prodotto dentro il tendone di basse frequenze praticamente esce fuori tutto, quasi tutto. Quindi cancellando riusciamo a tenere il livello di 94 dB LEC pesato A. L'amplificazione PowerSoft con la DSP interna per Loud ha semplificato sicuramente la parte cablaggi. È tutto molto più snello e molto più controllato soprattutto perché dal software Armonia riusciamo a controllare anche parti solamente di cluster e non solo cluster interi. I sistemi Loud con X8 PowerSoft e soprattutto il vantaggio è stato quello di ridurre al minimo i cablaggi. Avendo degli amplificatori ad 8 canali sono molto comodi, i spazi di installazione, perché vi sembrerà strano, questa è una grande produzione, ma ci sono sempre tante cose che vengono allestite lì dietro, effetti speciali, luci, spider cam, e i spazi sono importanti da ottimizzare. Avendo una posizione più compatta magari riusciamo a mettere anche nella zona palco gli amplificatori e non doverli dislocare in aree più lontane e quindi ridurre la lunghezza dei cavi di potenza e semplificare i cablaggi. Buongiorno a tutti, mi chiamo Massimo Faggioni e sono il tecnico del suono che gestisce la diffusione in sala della trasmissione X Factor per la 10ª edizione. Avrete già sentito prima nell'intervista di Roberto Scioni come è stato organizzato, i problemi che hanno avuto durante l'installazione tra il progetto originale e quello che poi effettivamente si può fare nei compromessi tra l'audio, le luci, gli effetti laser, la spider cam che ci passa sopra la testa ogni secondo. In ogni caso la resa finale è che c'è un'ottima copertura su tutta l'audience, sia dalle prime file che fino alle ultime, sia come pressione sonora che come risposta in frequenza dell'impianto. Per fare questo l'impianto è stato disposto in elementi frazionati che si trovano sopra di noi, c'è un cluster centrale sopra le teste dei giudici che però non va a bagnare a livello audio i giudici, perché sono una zona molto importante per me per la messa in onda, non solo per me ma anche per la diffusione, e viene poi rinforzato da 2 sistemi di ritardo che si trovano appesi. Tutti i sistemi sono in rinforzo a partire dai primi, quelli che si trovano sotto il palco, fino ad arrivare agli ultimi che si trovano sopra le tribune, e questo rinforzo è però gestito in maniera differente per quanto riguarda il parlato. Mentre il musicale parte diciamo dallo stage e va verso la fine della sala rinforzato via via, il parlato sul cluster finale viene aumentato di livello della matrice di gestione dell'impianto per dare una maggiore intelligibilità al parlato, che altrimenti andrebbe leggermente a perdersi sulle postazioni più lontane dal palco. Allora, la gestione del programma musicale in sala, in una situazione come quella di una trasmissione televisiva come quella in cui ci troviamo, cioè X Factor, deve tenere conto non solo di ciò che succede in sala, ma di ciò che la sala può causare alla diffusione e alla messa in onda del programma. Ricordiamoci che è una trasmissione televisiva e quindi la maggior parte del pubblico si trova a casa dietro un televisore e l'audio in diffusione quindi non deve risentire minimamente o nella maniera minore possibile di ciò che succede all'interno della sala. Devo dire che così come ho trovato l'impianto montato e regolato, la parte tecnica mi aiuta parecchio, perché l'impianto ha una definizione in basso molto precisa, ma anche molto ferma. Le note basse sono tutte molto ben descritte, ma rimangono ferme, non ho code fastidiose. E anche l'impianto stesso, quindi la parte top, tende a suonare molto sulla parte frontale e molto poco sui lati e soprattutto sul dietro. Questo per me è molto importante, perché mi permette di mantenere una buona pressione sonora in sala senza dare particolarmente fastidio. Chiaro che non è che l'impianto sul palco non si senta assolutamente, ma si sente in maniera poco rilevante per quanto riguarda la messa in onda, che è gestita da un altro mio collega. Questo è dovuto sia alla costruzione dell'impianto e a come è gestito, sia anche poi a come è stato giustamente posizionato. La parte bassa dell'impianto è gestita da 6 sub sulla parte frontale, messi 2 dritti e uno invertito, in modo da avere una configurazione cardioide, e dei sub che si trovano sotto la pedana sulla quale ci troviamo noi adesso, quindi sotto la gradinata che sale verso l'alto, per rinforzare la parte bassa che altrimenti non riuscirebbe a coprire in maniera uniforme tutta la sala. Dalla regia che ho alle mie spalle qui gestisco sia il musicale che il parlato. Il musicale ha due differenziazioni. Abbiamo un musicale gestito in half playback, perché la trasmissione canora X Factor è fatta da cantanti solisti che si esibiscono su una base preprodotta in studio, sulle indicazioni dei loro giudici e dei produttori musicali che affiancano i giudici stessi, e che è prodotta in studio e arriva già masterizzata, arriva già compressa e ridotta in dinamica, come fosse una produzione musicale da mandare in vendita nei negozi, alla quale noi poi sommiamo invece la voce dal vivo del cantante che si esibisce sulla base. Questo fa sì che il programma musicale dei cantanti singoli, che quindi si esibiscono voce su base, abbia un'escursione dinamica abbastanza ridotta, proprio perché la base è già stata preparata anche per l'emissione in televisione. E nonostante ciò comunque l'impianto riesce a descrivere in maniera efficace il programma sonoro che andiamo a inviargli. La situazione invece è differente quando invece si parla di gruppi musicali. Ormai è rimasta una band sola, che sono i Soul System. In questo caso il programma musicale viene generato tutto qui all'interno, cioè sono io che posso gestire tutta la produzione musicale, quindi suoni di batteria, di basso, di tastiere, ai quali sommo delle sequenze che mi arrivano dalla regia di produzione. In questo caso ho la possibilità di avere questo segnale, di poter gestire questo segnale, e quindi posso lasciargli un filo più di dinamica e quindi permettere all'impianto di muoversi in maniera un pochino più accentuata, perché posso lasciare le basse un pochettino più libere, e avendo 12 sub con un doppio cono da 18, la possibilità di farli muovere, e quindi il musicale con la band risulta qui più morbido, proprio perché riesco a mandargli un segnale io più morbido in diffusione, anche se devo cercare di uniformarmi alle basi per non avere una differenza tra l'UMI che canta su una base prodotta in studio e il Soul System, che invece fanno la stessa cosa ma su una base che eseguono loro dal vivo qui. Alla gestione poi del musicale devo associare la gestione per la sala dei 4 microfoni dei giudici, più il microfono di Cattelan e di eventuali altri ospiti parlanti che si presenteranno nella trasmissione. Gestisco tutto questo tramite delle matrici e dei VCA, e tutta questa parte di parlato, come vi dicevo, sui cluster finali dell'impianto è alzata di qualche dB di volume in modo da dare presenza al parlato in maniera più uniforme, soprattutto sulle gradinate finali della sala. E anche i parlati dei cantanti hanno una doppia equalizzazione, cioè vengono equalizzati e viene aggiunto anche degli effetti, riverberi, delay durante la messa in onda musicale. Finito il musicale, il VCA musicale viene chiuso e lo stesso microfono viene aperto su una seconda uscita, che è un'uscita di parlato, dove lo stesso gelato viene fatto passare, perché in quel caso il concorrente dovrà commentare, dovrà rispondere a delle domande che gli sono poste dai giudici. E questo mi permette lo stesso microfono di poterlo far confluire sull'impianto con due livelli e due modalità differenti. La gestione è comoda, devo dire, era un progetto che aveva impostato Roberto Scioni e aveva pensato lui, con il quale mi sono trovato molto a mio agio, e permette in questo modo di gestire molto bene l'impianto e di valorizzarne le caratteristiche. Ciao a tutti, sono Francesco Scotti, sono lo specialista di prodotto Loud Professional che ha seguito l'installazione dei nostri sistemi presso la X Factor Arena, dove si registrano le puntate di X Factor 10. Realizzare un'installazione in uno studio televisivo così grande comporta dei problemi logistici. Si ha a che fare con tecnici delle luci, video, responsabili degli effetti speciali, e è necessario comprimere molto i tempi di installazione. In questo caso ci è venuto utilissimo fare l'intero progetto Armonia in preproduzione presso i nostri uffici di Roma. Avendo realizzato l'intero sistema di processamento e progettato l'intero sistema di cablaggio prima di arrivare qui alla location, ci ha permesso, una volta terminata l'installazione fisica dei cavi, di accendere gli amplificatori, fare il pairing con gli amplificatori virtuali installati nel nostro progetto di Armonia e accendere direttamente il sistema e averlo funzionante. Per interfacciarsi con i nostri sistemi utilizziamo una matrice Yamaha, da cui io ricevo 16 segnali analogici che vanno direttamente negli X8 installati nei diversi punti del palazzetto. Alcuni passano semplicemente attraverso il preset del diffusore e vanno al diffusore. Altri segnali sono raggruppati in dei gruppi avanzati. Utilizziamo ad esempio i gruppi avanzati per gestire i cluster appesi, in cui la parte superiore del cluster deve avere dei livelli diversi dalla parte inferiore del cluster, pur ricevendo lo stesso segnale dalla matrice della regia. Un discorso simile per i gruppi che gestiscono il sistema cardioide dei sub, in quanto noi riceviamo ovviamente un unico segnale dalla regia di sala e lo processiamo con l'inversione di fase e il ritardo adatti ad avere il sistema cardioide. Le potenzialità offerte dalla piattaforma X in una configurazione complessa come uno studio televisivo sono immense, perché abbiamo la possibilità di processare ogni singolo canale di output degli amplificatori senza avere una marea di speaker processor esterni con i conseguenti problemi di cablaggio, difficoltà di gestione. Noi abbiamo un'unica piattaforma da cui gestire tutto, dai gruppi che gestiscono i diversi processamenti al monitoraggio in tempo reale dello stato degli amplificatori e di quello che accade ai nostri sistemi, che in una situazione come X Factor 10, dove è tutto in diretta, è importante. Ciao a tutti, io sono Valerio Cherubini, General Manager di Loud Professional, è una casa costruttrice di sistemi professionali di amplificazione del suono. Noi siamo presenti qui come Loud Professional con uno dei caposaldi della nostra famiglia, quale il VH Layer 112H, chiaramente un line source installato in cluster ed abbinato a un subwoofer particolare, il VHSUB 218R. La condizio sine qua non è un suono estremamente esteso nella sua riproduzione ed anche fedele e molto lineare. Per parlare brevemente del sistema VH Layer, chiaramente il line array qui installato è equipaggiato da un woofer da 12 pollici in configurazione ibrida, quindi caricato a tromba ed anche accordato in bass reflex, e da tre particolarissimi driver da 1 pollice, chiaramente abbinati ad una guida d'onda di nostra progettazione. Vorrei anche porre l'accento su un aspetto fondamentale di questo sistema ed è il connubio con PowerSoft ed in particolare con i sistemi X che noi abbiamo avuto modo di apprezzare recentemente, con cui stiamo svolgendo gran parte del nostro lavoro, perché reputiamo il prodotto in questione un prodotto estremamente versatile nell'utilizzo, ma con delle potenzialità fuori dal comune. Quindi è un prodotto estremamente potente come gestione del suono, che offre possibilità e potenzialità veramente fuori dal comune. Noi siamo molto contenti di questo utilizzo e credo che nel futuro andremo avanti con progettazioni sempre più importanti. Sono arrivate delle domande. La prima domanda è: come hai gestito gli spills provenienti dal palco, considerando le restrizioni alle quali ti sei dovuto attenere per questo evento? Allora, diciamo che non ho avuto particolari problemi di rientri dal palco, perché il palco era gestito da un altro fonico che lavorava nel nostro team. Qui continua a dirmi che la condivisione webcam non va, che c'è qualche problema con la rete. Il palco era principalmente tutto gestito tramite in-ear monitor. Tutti i cantanti avevano in-ear nelle orecchie, quindi il palco era abbastanza silenzioso, per non dire completamente silenzioso. Le uniche come si dice, gli unici monitor che c'erano sul palco servivano per la gestione del parlato, quindi questo non mi ha creato particolari problemi. Ecco qua un'altra domanda: ti sei servito di snapshot sul banco per facilitare la gestione della performance? Allora, aspettate che intanto mi scrivono. Ti sei servito di snapshot sul banco? Sì, chiaramente il banco era un banco digitale, un Soundcraft VI7000, un ottimo mixer per gestire un evento come questo. E ogni come si dice, scusate se mi sono un attimo distratto, ma continuano ad arrivarmi richieste di webcam che si spengono, mi sono perso. Snapshot assolutamente sì, ogni artista, ogni evento che succedeva durante la diretta era un differente snapshot nel mixer VI7000, perché ogni gruppo musicale, ogni cantante aveva una situazione, un'equalizzazione differente, ma anche ogni ospite, ogni artista che si andava a esibire, ma anche ogni parlato, ogni cosa aveva un suo snapshot richiamabile sul banco. Allora, fatemi leggere qua cos'è che mi scrivete. Durante il primo ascolto dell'impianto hai dovuto chiedere modifiche particolari ai tuoi PA manager? No, l'impianto che era stato progettato montato anche con i limiti, che si sono che abbiamo sentito nel filmato precedentemente, era stato montato in una maniera ottimale, cioè rispondeva esattamente al meglio, era ben configurato e non ha avuto particolari richieste da fare ai PA man. E nelle varie sezioni di strumenti della band utilizzi gruppi separati che processi prima di mandarli al mix? No, in una situazione del genere le band erano sempre abbastanza semplici da gestire, perché erano tutte band con pochi strumenti. Comunque si tratta di una trasmissione live, in diretta, musicale, con cambi palco pazzeschi, non solo dal punto di vista audio, che forse era la cosa più semplice, ma in particolare dal punto di vista scenografico. E quindi la parte audio anche nelle esibizioni completamente live non era mai complicatissima. Avevamo batterie, basso, tastiere, qualche chitarra, però niente che mi imponesse di avere dei gruppi separati da processare. Vediamo se provo a ricondividere la webcam, se funziona. Speriamo. Poi, cos'è che mi scrivono qua? Quale funzione mancante sul banco che hai scelto pensi che avrebbe potuto rendere più fluido il tuo workflow? Ma il banco VH7000 è stato un ottimo compagno di viaggio per... Niente, la webcam non funziona. Un ottimo compagno di viaggio per tutto lo svolgersi della trasmissione. È un banco molto flessibile, ma forse l'unica cosa che mi avrebbe aiutato in una situazione del genere è la possibilità di richiamare negli snapshot il custom layer, nel senso che al banco arrivavano 128 sorgenti audio dalla matrice MADI, e chiaramente non le puoi avere tutte 128 sotto mano, ma devi avere dei layer, dei custom layer, dove nel momento in cui c'è l'esibizione dove ti servono i canali 1, 3, 5 e 122, hai solo i canali 1, 3, 5 e 122. Questa cosa qua non è... è possibile farla attraverso la preparazione, la memorizzazione di custom layer, dove io su un determinato layer ho solo i canali che mi interessano. Questa cosa qui però non era memorizzabile nello snapshot della singola esibizione, ma faceva parte del programma dello show, e quindi io dovevo richiamare lo snapshot del determinato cantante e ricordarmi poi, me l'ero segnato sulla scaletta, quale custom layer faceva riferimento a quello snapshot. Una funzione che un pochino mi è mancata. Utilizzi o ti sono stati richiesti outboard esterni particolari? No, nella trasmissione non mi sono stati richiesti outboard esterni, era tutto gestito all'interno del banco VH7000 di cui vi ho parlato. Avevo però collegato tramite una matrice Dante, un protocollo Dante, avevo collegato un computer con un iREC della Waves, con il quale processavo la matrice del cantato e la matrice del musicale tramite dei plugin esterni, dei plugin della Wave. Adesso, se non ricordo male, avevo un multibanda della Wave sia sul cantato che sul musicale. Questo era, il computer era tramite la matrice Dante in insert sulle matrici del musicale e del cantato, non del parlato, che come ho spiegato durante il video erano una cosa differente. Ma a parte questo, tutto era all'interno del banco VH7000 ed era tutto gestito digitalmente all'interno della macchina. Utilizzi mandate dedicate per front fill e sub. Allora, in questa situazione particolare io non avevo mandate dedicate a front fill e sub, perché come ha detto Francesco durante il video, tutto veniva gestito dal software Armonia, dove arrivavano dei segnali dal mio mixer e tramite il software erano stati indirizzati agli amplificatori e quindi poi di conseguenza agli speaker relativi in maniera più o meno elaborata. Quindi i segnali che io mandavo al software Armonia poi sono state dal software gestite, dal software e da chi lo ha chiaramente programmato, per gestire i volumi dei singoli speaker. Non era una cosa che facevo direttamente io dal banco, la situazione era troppo complessa per poter essere gestita direttamente dalla console di sala. Una curiosità: qual è la tua reference track? Ma una traccia che uso spesso per ascoltare degli impianti è un brano di Beck che è dal disco Sea Change, la prima traccia, che se non ricordo male è Golden Age. Uso quella traccia intanto perché il disco di Beck, quel disco è fantastico, e poi soprattutto perché la musica moderna dei nostri giorni è estremamente masterizzata e ridotta in dinamica, e provare un impianto con dei segnali così compressi e così ridotti in dinamica risulta a volte veramente difficile. Questo disco di Beck invece è un disco ancora, diciamo, pensato un po' alla vecchia, è un po' più morbido, ha un valore RMS un attimino più limitato, e poi lo conosco molto bene, mi trovo bene a capire se un impianto risponde a quello che ho in testa io, se devo fare delle modifiche. Qui mi hanno chiesto: utilizzi plugin esterni e se sì quali e su che cosa? Ho già risposto a questa domanda precedentemente, cioè in questa versione di X Factor avevo dei plugin esterni tramite l'iREC della Wave che erano collegati sul master del cantato e sul master del musicale. In questo caso poi ci sono dei casi in cui mi capita in altre produzioni di utilizzare anche plugin esterni di varie marche, però in particolare nella situazione di X Factor edizione dell'anno scorso queste erano le due, questo era quello che utilizzavo. Qui mi chiede: hai avuto altre esperienze con impianti Loud pilotati da amplificatori PowerSoft? No, era la prima volta che utilizzavo degli impianti Loud con amplificatori PowerSoft, e devo dire che mi sono trovato molto molto bene. La resa in sala era veramente ottima, un'ottima copertura, un'ottima qualità sonora, c'era veramente un'ottima pressione sonora e soprattutto uniformità sonora in tutto in ogni punto di ascolto. E chi l'anno scorso è venuto al Linear Chuck a seguire dal vivo delle puntate se ne è reso conto. Il sistema era molto molto efficiente, molto molto ricco, e mi ha permesso, devo dire, di fare un buon lavoro. l'audio in sala dell'edizione scorsa, come sarà anche di questa edizione, era veramente molto buono. Se ci sono altre domande, io qua non ne vedo altre arrivare. Allora, ciao a tutti di nuovo, volevo ringraziarvi per essere passati a trovarci, insomma, ringraziare soprattutto Massimo per il suo tempo. Nei prossimi giorni riceverete nei prossimi giorni riceverete una mail con il video del webinar and possibly for the English talking guest we had here, we're gonna have subtitles for all the answers. And still, if you need to ask any questions, just forward them to us and we'll be glad to answer to those. Vi invito a seguire PowerSoft nei canali social, soprattutto Facebook e YouTube, dove trovate una marea di materiale didattico, come registrazioni di altri webinar. Grazie davvero Massimo, nel frattempo. Grazie a voi di essere stati qua con noi. E ci vediamo la prossima volta, al prossimo webinar. Arrivederci a tutti.